Here I stand, I know I walked away. Had to find the person I'd become. You should go back home, go back home, go back home, go. Just been there all along. You should go back home, go back home, go back home. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi era il giorno della presentazione di un nuovo drone di casa Parrot. Eravamo tutti in trepidazione per questo evento perché avevamo tutti la speranza che arrivasse un drone sotto i 250 grammi. E invece ragazzi, delusione, delusione, delusione. Parrot con questo nuovo drone ci ha dato la conferma di avere abbandonato quello che sono i droni consumer. E dopo Anafi USA, oggi è arrivato Anafi AI. Questo drone è innovativo sicuramente per certi aspetti, è sicuramente curioso per quello che è l'aspetto estetico, ma ragazzi, un prodotto per uso professionale e soprattutto non professionale cinematografico quanto professionale per altri campi. E questa è stata veramente veramente una delusione, perché tutti aspettavamo che arrivasse un nuovo drone sotto i 250 grammi che andasse, diciamo, a competere con lui, il DJI Mini 2, o anche con il DJI Mini 1. Invece ragazzi, non è stato così, quindi tuttora ragazzi stiamo veramente scarseggiando di droni sotto i 249 grammi. Anzi, non è che scarseggiamo, non ce n'è, c'è solo lui, perché lui secondo me è un buonissimo drone, il Fimi X8 Mini non è attualmente sotto i 250 grammi, quindi di concreto, di reale che possiamo acquistare esiste solo lui, perché l'Apsan Zino Mini Pro è disperso in qualche scantinato cinese. Quindi ragazzi, torniamo a quello che è il drone presentato da Parrot, un drone sicuramente innovativo per quanto riguarda il design, perché è davvero curioso. Loro hanno ripreso quello che è il volo degli insetti, hanno ripreso quello che è l'aspetto estetico di una mantide religiosa, e il risultato secondo me dal punto di vista estetico è fantastico, perché anche con la prima versione dell'Anafi, cioè quello che diciamo che abbiamo conosciuto tutti come drone consumer, era comunque già un qualcosa di diverso da quello che sono tutti i droni che siamo abituati a vedere. Non era la copia di niente, era qualcosa comunque di diverso, con dei pro e dei contro, ma sicuramente a livello estetico, a livello ingegneristico, qualcosa di diverso. E questo è sicuramente una cosa da apprezzare di Parrot, che va un po' contro tendenza, nel senso che non prende quello che fanno gli altri e lo copia e lo modifica, diciamo, a suo piacimento. No, qua fa proprio cose diverse, loro fanno cose completamente diverse, però purtroppo questo fare cose completamente diverse ha portato anche a produrre solo droni per uso di lavoro. E per lavoro intendo un drone che è in grado di fare fotogrammetria incredibile, di non perdere mai il segnale dal controller perché usa il 4G, di avere una fotocamera 48 megapixel con una risoluzione altissima che dà la possibilità di zoomare, diciamo, quella parte che deve essere analizzata, praticamente tirandola più vicino possibile, non perdendo di qualità. E sicuramente un drone che, per chi ha bisogno di determinate caratteristiche, tanta tanta roba probabilmente. Ha due sensori anteriori anticollisione che si muovono su e giù, quindi seguono l'andamento del drone, che riescono a mappare in 3D quello che stanno vedendo, quindi
una sicurezza secondo parte incredibile per quanto riguarda appunto i sensori frontali, e poi il peso è un drone che pesa meno di 900 grammi, quindi un drone che rientra un po' nella categoria dell'Autelivo, del DJI Mavic Pro, cioè la categoria è quella, e però purtroppo rimane un drone molto bello da vedere, con questo colore bianco lucido, anche il controller molto bello, fatto un po' con la stessa concezione di quello di Fimi, cioè che si allarga e all'interno andiamo ad inserire lo smartphone o il tablet, però molto bello anche quello, molto curato, anche quello bianco lucido, cioè veramente secondo me affascinante il tutto, ma non per noi comuni mortali. E per presentare questo drone c'è stata una live presentata dal fondatore e CEO di Parrot, quindi il personaggio più importante per quanto riguarda il mondo Parrot, in cui però in tutta la sua spiegazione non mi sembra di aver sentito o capito il prezzo, che sicuramente sarà un prezzo molto importante, però non mi sembra che l'abbia detto, e tuttora nel sito non c'è il prezzo d'acquisto, non perché io lo voglia acquistare, giusto per titolo informativo e per informarvi di che cosa ha creato Parrot. Quindi ragazzi la mia spiegazione per quanto riguarda questo nuovo drone finisce qui, perché tanto secondo me è inutile andare oltre a parlare di un qualcosa che non interessa alla maggior parte di noi, di chi mi segue sul canale, di chi usa i droni per altri scopi, mentre qua parliamo di un drone specifico per lavoro e solo per determinati tipi di lavoro. Quindi ragazzi, questo era solo un video a caldo di quello che è successo oggi nel mondo Parrot e di quello che è l'ennesima delusione di noi dronisti della domenica, che volevamo un drone sotto i 250 grammi per avere una scelta alternativa al DJI Mini 2, non perché lui non vada bene, perché lui è uno spettacolo, giusto per avere un qualcosa di diverso e poter scegliere un qualcosa di diverso. E invece tuttora ragazzi siamo al 30 giugno 2021 e l'unico drone sotto i 250 grammi con caratteristiche veramente da drone importante è attualmente solo e solo lui, e questa cosa è veramente triste, però ci fa anche capire come non è facile ragazzi portare un drone e mantenere caratteristiche da drone importante sotto i 250 grammi. Se fosse stato facile secondo me l'avrebbero fatto in tanti altri, invece non è probabilmente così facile ingegnerizzare il tutto in poco spazio e poco peso. Quindi ragazzi sperando che in futuro arrivi qualcos'altro a livello di droni sotto i 250 grammi, magari come si mormora l'Autelivo Mini, speriamo che veramente arrivi almeno quello. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao.